Salve, oggi utilizzeremo il software Capture MX per fare un'elaborazione in RAW di un'immagine all'infrarosso scattata con la Nikon D70. Prima di tutto apriamo la nostra immagine. Ecco, questo è un paesaggio effettuato con un bilanciamento del bianco premisurato dalla macchina. La prima operazione che facciamo è quella di effettuare un bilanciamento del bianco un po' più preciso e abbiamo questa opzione White Balance. Cambiamo l'impostazione su Set Grade Point e attraverso si aprirà una casella nella quale noi abbiamo delle impostazioni. Qui un valore del rosso, che attraverso questo slider lo possiamo cambiare, e un'impostazione sul del blu attraverso quest'altro slide. Abbiamo il riferimento sulla casella dell'angolo dei due parametri, del rosso e del blu. Comunque noi, la nostra idea è quella di bilanciarla correttamente, quindi selezioniamo un punto che secondo noi dovrebbe essere un grigio perfetto e attendiamo che eseguano. Ecco effettuato il bilancio del terreno. L'idea è di lasciarlo così. Poi successivamente cambiamo il picture control, e di solito io lo metto sempre standard, e attraverso questi slider cambiamo la nitidezza, il contrasto, la saturazione. Successivamente andiamo sulla regolazione dell'esposizione. Attraverso questi slider, già qui possiamo vedere il l'istogramma, attraverso l'istogramma possiamo vedere se l'esposizione è corretta oppure no. Diamo un po' di colore, regoliamo in maniera tale che l'immagine sia corretta. Salviamo, poi successivamente salva come attraverso la finestra che si appare possiamo salvarla o di nuovo in RAW o in JPEG o in TIFF. Per noi l'immagine è ok, salviamo JPEG.